Precisione, questa è la canzone, esatto, certo. Per la precisione, certo. Allora dicevo Dondoni, bravo, precisissimo, eccetera, nella doppia veste di conduttore e di giornalista. Invece nell'unica veste Rita Cozzoccarato, primo cittadino di Sanremo, Maurizio Zuccarato, poi Grassatello, se proprio te ne devo dire. C'era anche tu, non è che puoi sempre andare a toccare là, un po' ingrassatello, ma insomma lo stress, cioè, fa così, no? Perché in realtà poi, esatto, poi ci si asciuga sempre, sempre di più. Allora, un po' ingrassatello, ma sorridentissimo, perché quest'anno è andato a stragrande sindaco. Hai detto benissimo, ma soprattutto mi sembra che anche la città abbia ben accolto il festival, che normalmente era un po' il nostro problema, eravamo un po' troppo liguri, e quest'anno mi sembra che abbiamo fatto qualcosa per essere un po' meno liguri e accogliere. Vediamo l'Italia cosa vuol dire essere un po' troppo liguri. Esatto. Te lo spiego benissimo, un po' di braccino corto da parte dei commercianti. Senti, come la verità, stiamo in una squadra, e lui ormai è un messaggio di Morandi. Questi benedetti negozi sono più anziani della pausa pranzo, così le signore fatti di shopping escono e vanno a prendere una cosina, comprare un paio di scarpine, un paio di è il problema di quando si guadagna troppo, è vero che c'è crisi, ma si guadagna troppo, allora non senti le gente di stare a parte la pausa pranzo. Sì, questo me l'ha spiegato anche l'anno scorso, perché sono vecchi negozianti, vecchie famiglie, molto agiate. Io perché un sindaco si posso dire così fuori anche dagli stessi, così sincero, così sereno nel dire anche quelle che sono le cosiddette magagne della sua città. Non è che si trova spesso in Italia, questo secondo me va, ha scritto un po' folore, ma soprattutto secondo me è un modo diverso di fare politica. Quando io ho voluto l'isola pedonale, un extraterrestre anche qui davanti, oggi mi danno ragione, oggi passeggiavo, i commercianti mi dicevano: sindaco, lei ha avuto ragione, ma ho fatto delle grandi litigate per avere l'isola pedonale, ho fatto delle grandissime litigate per far tenere i negozi aperti la domenica durante il periodo del festival. Eh beh, sì, certo. Senti, non ti ho visto in prima, seconda fila, terza fila, eccetera, perché mi hanno detto che questa serata hai seguito il festival da un palchetto. Come mai, sindaco? Perché è giusto che dare la giusta visibilità ai miei assessori, quindi è giusto che si sia andato l'assessore alla promozione turistica, è giusto che sia andato il presidente di Sanremo Promotion, è giusto che sia andata la vice sindaco, che è una cara amica e fa bene il suo mestiere. Rimane che era peggio di Morandi da quanto era emozionato, anche il presidente del consiglio che ha detto: io vado lì e faccio il discorso, era la faccia da vaso. Stasera invece però ti tocca, che suppongo stasera sì, ed è giusto, perché abbiamo fatto istituzionale per il festival, mi sembra giustissimo. Senti, hai chiacchierato un po' con Morandi, hai avuto tempo? Io ho visto Morandi, che devo dare atto, Morandi è stata la persona più disponibile che ho mai visto negli ultimi anni a Sanremo. È venuto con me in frazione, si è fatto vedere, è andato sulla pista ciclabile e poi è disponibile con la gente, ma anche al mercato. Questo dà il senso della vicinanza con le persone. Io trovo che infatti Nicoletta Edro ieri sera nell'apertura del festival con Walter qui davanti, con tutti, ha dato anche l'idea di quello che era difficile. Senti, quindi sei contento di questo festival, ma anche del fatto che molto probabilmente l'anno prossimo toccherà ancora Morandi, no? Cosa fare? Allora, stamattina in conferenza stampa ha detto: ho fatto una battuta sull'onda del successo degli ascolti, toccherà pensarci, ma secondo me perché no? Ma toccherà anche pensare alla Rai se vuole rifare il festival, perché noi siamo in termini di convenzione. Allora, ecco, questo è un argomento che mi intriga sempre. Lo fare bene il festival. Allora, cosa vuol dire che la città di Sanremo è in... Il festival è della città di Sanremo. Sì. Quindi noi dobbiamo andare a
rinnovo della convenzione con la RAI che è scadenza il 31 di dicembre, sicuramente andremo a fare trattative, bisognerà vedere se la RAI ha disponibilità e voglia di continuare questo rapporto o se non lo vuole. Allora, trattative supponiamo, diciamo, per il pubblico che riguarda l'attivo economico. Sarei molto maleducata se dicessi quanto è insomma questo contratto. Non è un segreto sicuramente, perché agli altri il Comune di Salerno percepisce 9 milioni di euro all'anno dalla RAI per il festival. Credo che la RAI percepisca molti più soldi dalla varie sponsorizzazioni, ma quello che noi sicuramente abbiamo necessità è portare a casa anche più manifestazioni, non soltanto il festival, ma anche altre manifestazioni che possono coinvolgere la città e possono trasformare la città come questa. Va bene, e se la RAI ti dovesse dire guarda Zio Carato, no? Se la RAI ci dice guarda Zio Carato, no, ci guardiamo intorno. C'è la fila, Nicoletta, c'è la fila. C'è la fila, per esempio, tu che sei uomo di Media, per esempio. Per esempio Media. Ma immediatamente lo farebbe meglio. E non solo. Io penso veramente a qualsiasi player televisivo, insomma, penso veramente a quelli che chiaramente possono vedere, sono veramente su metterebbe in gioco. Tu pensa che colpo sarebbe, non è stato. Deve stare in Rai, non ti ricordi quando andò a Mediaset? Esatto, non riusciva neanche, perché ci sono delle cose che mi sono commentate. Senti, vuoi dire qualcosa in chiusura, Sindaco? Niente, io soprattutto volevo ringraziare tutti quelli che sono venuti a fare. E volevo invitare tutti gli ascoltatori a venire a Sanremo, perché io credo che la prossima stagione estiva sia una bella stagione per Sanremo e troveranno una città trasformata, soprattutto grazie a questa pista ciclabile nel mezzo da 4 km che è la più grande infrastruttura in piano dell'intero Mediterraneo. Che va da San Lorenzo, anzi per esattezza da San Lorenzo al mare fino a Ospedaletti. Figuratevi, chiama lo jogging, andare in bicicletta, fare walking, eccetera. Sono, perché tu quanti anni hai? 35. Sono chiesto i nostri ascoltatori single? Sì, assolutamente. Assolutamente. Guarda che non sei più nemmeno tu di primavera, 35 anni. No, però io. Guarda che fare il sindaco vuol dire entrare in ufficio al mattino alle 8:15, vuol dire uscire alle 7:30, devi trovare anche la persona che ti supporti. In questo momento l'unico che mi supporta è un pastore tedesco che sta con me. Guarda, se io ho trovato una moglie che supporta un giornalista, figurati se non supporto un sindaco. Sarà di gusti difficili. Comunque grazie e complimenti al primo cittadino di Sanremo, Maurizio Zuccherato, il sindaco che noi amiamo molto perché è simpatico, è disponibile. Sei solo un po' gonfio da stress, poi da lunedì vedrai che torni un fiore come sempre. Va bene? Grazie mille. Grazie sindaco, grazie a tutti. Grazie a noi, adesso abbiamo un po' di spot per la verità e poi torniamo con un'altra musica. Certo, torniamo con un'altra musica e anche un po' di polemiche, perché tu mi segni, ce ne sono oggi e anche io. Ma la grande il detersivo monodose pratico comunque senza sprechi. Le dosi 100% di potere pulente in un Sì, un salto di qualità. Seat presenta la nuova